Abbiamo il nostro preside, buongiorno, preside Mininno dell'Istituto Tecnico Commerciale. Buongiorno. Cosa ci dovete dire di bello? Sentiamo un po', via. Grazie innanzitutto per l'accoglienza. Oggi, come tantissime scuole della Regione Puglia, hanno avuto inizio le attività didattiche. Ovviamente come ITET Dante Alighieri abbiamo pianificato durante il periodo estivo tutto quello che verrà proposto e realizzato nell'ambito dell'offerta formativa. Le novità di quest'anno, che saranno meglio dettagliate da alcuni docenti che interverranno dopo di me, riguarda la nuova opzione, l'economico sportivo per l'indirizzo AFM, sicurezza, l'ampliamento dell'offerta formativa con la SIA nell'ambito della sicurezza informatica. Poi investiremo tanto nell'ambito del PCTO per tutti gli indirizzi, grazie al rapporto scuola-territorio. La scuola ovviamente è aperta, ha le porte spalancate a tutti i genitori che vorranno avere ulteriori chiarimenti e informazioni per le iscrizioni relative al prossimo anno scolastico, perché come voi ben sapete viene fatto tutto in anticipo. Adesso passo il collegamento alla professoressa Nigro per quanto riguarda l'opzione economico-sportivo. Buongiorno, buongiorno a tutti. Quest'anno avremo tante novità. Stiamo quindi dando vita ad una opzione, quindi all'opzione sportiva per l'AFM, che è il nostro indirizzo economico, quindi amministrazione, finanza e marketing, con una curvatura, prima con una opzione e poi con una curvatura che darà modo ai nostri ragazzi di poter avere maggiori opportunità appunto dopo il diploma. Si parte quindi al biennio, quindi con la prossima classe prima, il prossimo anno scolastico, con un incremento di ore di pratica sportiva. Questo servirà per far conoscere ai nostri ragazzi il mondo dello sport, quindi prima dal punto di vista pratico, poi nel triennio successivo quindi ci sarà la possibilità di incrementare, di curvare le materie di indirizzo, quindi diritto, economia aziendale, informatica, saranno curvate introducendo quindi degli argomenti che saranno utili a dare una maggiore specializzazione. Alla fine conseguiranno sicuramente un diploma ancora più completo, quindi potranno intraprendere qualsiasi attività o qualsiasi facoltà universitaria e avranno quindi ulteriori sbocchi occupazionali, soprattutto nel mondo anche dello sport, del management sportivo, che è una delle figure che in questo periodo è maggiormente richiesto. Ci sarà un rapporto attivo con le associazioni locali, con le associazioni sportive, col CONI, quindi avremo anche dei docenti, degli specialisti che aiuteranno quindi i nostri ragazzi in convenzione e saranno quindi in supporto all'intera comunità scolastica. Spero che insomma i ragazzi apprezzino molto questo nuovo indirizzo e spero insomma di poter vedere insomma anche per il prossimo anno scolastico un buon numero insomma di adesioni. Passo adesso la parola per l'ampliamento dell'offerta formativa al professor Calabrese. Buongiorno, sono il professor Calabrese dell'indirizzo SIA, sistemi informativi aziendali. È uno dei percorsi tradizionali ormai della nostra scuola, si caratterizza specialmente nel triennio con le materie economiche e l'informatica. Al termine dei 5 anni, oltre al diploma, stiamo garantendo ai nostri ragazzi la certificazione Cisco sulla sicurezza informatica, che negli ultimi anni soprattutto è una caratteristica e una richiesta delle aziende che vogliono sempre più persone specializzate nel settore informatico e soprattutto sulla sicurezza informatica.
Adesso interviene il professor Cavaliere, referente per il percorso di secondo livello, ex corso serale. Buongiorno, buongiorno a tutti, buon anno scolastico a tutti. Aggiungo solamente, perché sono stati il dirigente ma anche i colleghi già particolarmente precisi nel esporre quali sono le proposte della nostra scuola, che vanno, come sapete, oltre, diciamo, la formazione curriculare, quindi delle lezioni sono in presenza, abbiamo tante altre attività aggiuntive per aumentare ovviamente quelle che sono le competenze, le soft skills tanto richieste dal mondo del lavoro. La nostra scuola, ricordo infine brevemente, che infatti mi ricordano, ma assolutamente è convenzionata con l'ITS, ha due convenzioni con l'ITS di Locorotondo, stiamo già erogando quindi una formazione post diploma, cioè i nostri ragazzi, nel caso in cui non volessero, diciamo, proseguire con un percorso di studio universitario, quindi particolarmente difficile, possono comunque pensare di acquisire competenze validissime e, diciamo, subito diciamo, prese in considerazione da aziende, quindi i ragazzi hanno la possibilità di essere assunti subito e velocemente dopo un percorso di 2 anni, particolarmente specifico in alcuni ambiti sempre del tecnologici, tendenzialmente tecnologici. Passo la parola alla collega, alla professoressa Maria Gallo. Buongiorno a tutti, sono la professoressa Maria Gallo. Io per la prima volta sono stata nominata a funzione strumentale per il PCTO quest'anno e ricordo particolarmente l'impegno della nostra scuola, diciamo a livello territoriale, e soprattutto con il patto Ethic Life capeggiato dalla professoressa Italia Buttiglione, per il recupero di tutti quei ragazzi che purtroppo non frequentano la scuola, i cosiddetti dropout. A Cerignola ci sono dei minori che purtroppo, per motivi familiari, sociali, sono lontani dal mondo scolastico. Ci auspichiamo che tutti questi ragazzi possano essere recuperati e diciamo avvicinati alla scuola, che è l'ente culturale di maggiore formazione. Intanto comunque voglio fare gli auguri a tutti i ragazzi del nostro istituto, sia frequentanti il percorso diurno che quelli del secondo livello, che quest'anno si è ampliato ancora di più e ha visto la formazione di altre 2 classi. Buon anno scolastico a tutti. Vi ripasso il preside, arrivederci. Quindi rinnovo l'invito a 2 eventi importanti, mercoledì 22, dove si parlerà di disabilità, dove sono coinvolte tutte le associazioni locali e territoriali, e poi la Fiera del Libro il 24, 25 e 26, in modo particolare il 24 alle ore 18. La scuola è disponibilissima a incontrare i genitori, dare ulteriori informazioni. Le attività sono iniziate nel rispetto delle misure anti-Covid. Siamo entusiasti, ecco, di rivedere i ragazzi in presenza dopo circa un anno di date. Allora, noi abbiamo deliberato, anzi gli organi collegiali hanno deliberato l'attivazione di una radio web scolastica che verrà attivata di concerto con la TRC nell'ambito del PCTO o ex alternanza scuola-lavoro, dove vedranno i ragazzi dell'indirizzo grafica e comunicazione i primi protagonisti, però l'attività sarà trasversale. A seguire attiveremo o riattiveremo, perché dopo circa un anno di pandemia, il laboratorio televisivo che è fornito di tutte le attrezzature all'avanguardia. Insomma, noi investiremo sulla comunicazione per informare in modo capillare tutti i genitori e non soltanto
sulle iniziative culturali, scolastiche, sociali che verranno promosse dalla comunità scolastica dell'ITET Dante Alighieri di Cerignola. Ok, va benissimo, grazie Preside, noi ci risentiremo naturalmente nei prossimi giorni. Grazie, ringrazio ancora la TRC e tutti i radioascoltatori, quindi do una a risentirci a prestissimo, grazie, un abbraccio. Grazie Preside, buona giornata.